termine banda nasce in ambito militare nell'antichità, già ai tempi di Greci e Romani, per definire un gruppo formato da un certo numero di soldati che, quando andavano in guerra, si davano coraggio e sostegno, accompagnando la loro marcia con ritmi cadenzati e suoni profondi. Passando dal Medioevo e giungendo sino ai giorni nostri, la funzione ed il significato di banda musicale è radicalmente diverso, ma oggi la funzione di una formazione musicale bandistica moderna è quella di preservare e promuovere la cultura e la formazione musicale di un territorio, intervenendo in un ventaglio di manifestazioni tra le più svariate in assoluto, andando dalle sagre ai momenti ufficiali, come quello della giornata odierna. Sì, oggi 25 aprile è tra l'altro la prima uscita istituzionale e proprio nell'occasione del 25 aprile, ormai sono 30 anni che il complesso bandistico Città di Fano dà l'apertura stagionale, diciamo, a queste manifestazioni. Qual è il ruolo della banda oggi nel 2017? Sembra una cosa un po' anacronistica, invece raccoglie sempre tanta gente. Ma la banda è stata ed è anche oggi un sinonimo di festa, raccoglie la gente e tra l'altro a volte si dice che la banda, no, è una cosa così giusto per stare insieme, è anche quello, ma è anche cultura, musica, molti dei nostri musicisti ad esempio suonano nelle grandi orchestre, quindi è un momento di aggregazione e di preparazione culturale e musicale. Ci sono tanti ragazzi che suonano nella banda, questo è un sinonimo che insomma non è una cosa per gente âgée. Sì, non ci si può improvvisare, naturalmente bisogna venire a scuola, l'organizzazione Vallato ha una ottima scuola che da 30 anni prepara musicisti, infatti i nostri musicisti che noi vediamo sono tutti ragazzi giovani, anche perché la banda è giovane, e sono preparati tutti o quasi tutti nella nostra scuola, ci sono corsi per strumenti a fiato che iniziano a ottobre fino al mese di giugno, con lezioni settimanali e con maestri preparatissimi che tra l'altro sono anche soci e dirigenti della nostra banda.